Cavolo, sono in ritardo. Benvenuti cari ragazzi a Winblog in questo nuovo giorno, scusate la posizione è un po' scomoda. Ragazzi, oggi vi volevo parlare di delle riviste, vi cito alcuni nomi, Computer Build, Win Magazine, che cioè non si limitano a riportare articoli magari veri con trucchi, analisi, consiglio, quello che è, ma a volte copiano spudoratamente articoli e non so, programmi da blog, magari piccoli, anche se conosciuti, ma non che pubblicano riviste e robe varie, le copiano e mettono sotto un famoso hacker ha scoperto. Cioè, per me è una cosa inaudita. Addirittura qui, come possiamo leggere qua sopra, abbiamo Windows 8 in versione definitiva, tra virgolette. I nostri esperti hanno passato a setaggio il codice sorgente del nuovo sistema operativo, sbloccato, sbloccato tutte le funzioni nascoste e scoperto che... Allora, beta pubbliche non ce ne sono. Sono tutte mille riservate agli sviluppatori. Se loro non sono sviluppatori, e non lo sono, come cavolo, chi li ha autorizzati a fare questo articolo? Nessuno. Quindi io penso che, no, un minimo, ci voglia per capire che fanno una cosa che non è legale assolutamente, no? E anche se fossero dei tester, non potrebbero divulgare informazioni, come si può vedere in Windows 8, chiunque l'abbia scaricato, magari le mille sono trapelate, c'è una scritta grande così che dice che chiunque potrà essere soggetto a contravvenzioni o se è per esempio di Microsoft può essere licenziato e di conseguenza denunciato. Ma all'interno troviamo addirittura, poi dice il codice sorgente e parla di un programma non open source, quindi il codice sorgente non è disponibile pubblicamente, diciamo. Ecco, qui cito, dopo la presentazione ufficiale della versione preliminare di Windows 8 e l'uso per 4 mesi del prototipo non ufficiale, quindi questo già dice tutto, Computer Build vi svela tutti i segreti del nuovo sistema operativo made in Redmond. E allora qui, o sono stupido io, vi svela tutti i nuovi segreti. Ma se ancora nemmeno il 50% dei segreti sono stati programmati, delle novità, come cavolo fanno? E molte cose di cui parlano sono state presentate ma non disponibili nelle mail sono trapelate, cosa quindi che simboleggia in quanto siano abbastanza falsi. E io penso che in tutto comunque un limite ci debba essere, no? Non so voi, ma per me io dico basta, limitiamo queste robe qui, diciamo, no? Perché andare avanti? Per esempio Win Magazine, non so se qualcuno di voi conosce Windows 7, Windows 8 Italia, questi forum così. Ecco, loro hanno preso e copiato ad esempio il Windows 8 Blue Poison e cose così, programmi di loro creazione, senza nemmeno avvisarli. Mentre sono stati più corretti quelli di PC Magazine, mi sembra versione tedesca, gli hanno chiesto se potevano integrare il loro programma di sblocco di Windows 8 all'interno della loro rivista. Loro gliel'hanno autorizzato e loro poi l'hanno pubblicato, ma non senza dirgli niente, non senza avvisarli. Per il momento sto lavorando a un altro progetto che, se cercate su internet warharm.intervista.org, potrete vedere il blog che ancora è in fase di sviluppo e il developer forum, al quale purtroppo non avrete sicuramente accesso perché è solo per gli sviluppatori. A breve ci sarà una beta pubblica, probabilmente comunque sono aperti i concorsi per il beta testing per il momento. Però chiunque girerà sul sito potrà vedere le varie informazioni. Al momento però il sito al pubblico non è pronto, infatti di concorsi non se ne parla molto, anche se sono già disponibili, stiamo già cercando beta tester, programmatori in giro per il forum di programmazione. A breve lo sto progettando, lo sto diciamo sistemando tutto io, e lo sto facendo come un programma semplice, sia un po' con un po' programmazione a mano, ma anche con un programma che me lo preprogramma molto per alleggermi un po' il lavoro. Ed è un programma per Mac. Questo programma ve lo farò vedere prossimamente. Ovviamente io non ho un Mac, come ormai voi penso abbiate capito, e quindi lo uso in virtual machine. Quindi vi farò vedere più avanti nei prossimi video blog come installare Mac OS 10.6.6i Snow Leopard, e vi farò vedere come si fa, come funziona e poi come installare i programmi. La life purtroppo non vi dico che solo un quarto, se non vi dico che un quarto funziona dire troppo, perché purtroppo c'è il solito problema dell'accelerazione grafica, del Quartz Extreme, però anche il web non funziona purtroppo, non carica il contenuto della pagina, quindi questo programma funziona molto bene, quindi è probabile che non da mattina al tempo vi farò anche delle recensioni sul, diciamo, partendo da macOS. Purtroppo non sono riuscito a far partire Lion, ovviamente 10.6.6i contiene già il Mac App Store. Ok ragazzi, vi saluto, alla prossima.
Statemi bene. Ah, la mia, scusate l'assenza, ma se no ero andato in ferie, quindi non avevo la possibilità di fare videoblog perché avevo solo la connessione wifi dell'albergo, non prendeva nemmeno la rete telefonica. E poi non avevo il PC dietro con me perché non c'ho un portatile ancora. Forse il prossimo anno girerò col Mac, ma non so se riuscirò a fare molto. Preferisco rilassarmi per il tempo che vado in ferie. Ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.